Bellezze Venete 2024, il calendario numero 18 di Paolo Breghetto, un calendario maggiorenne, sono tanti anni ma sono cambiate anche tante cose in questi anni. Beh, diciamo che sono cambiate le mode probabilmente, una volta ce n'erano tanti, negli anni ho provato anche a copiarmelo, però dopo 18 anni posso dire che probabilmente ci siamo solo noi, comunque penso sia la vetrina più importante e più conosciuta anche a livello nazionale della bellezza veneta. Cosa ti ha spinto a partecipare ad un calendario per la prima volta? Allora, io faccio parte del club Juventus, sono juventina e essendo il club partnership in questa iniziativa di calendario Bellezze Venete 2024, cercavano una figura, una bella presenza per fare una foto simpatica che questa, la in foto questo questa. Calendario, questa foto qui. Da modella o da juventina? Io sono sempre stata da juventina principalmente perché sono realmente juventina, da quando sono piccola andavo allo stadio, quindi seguivo le partite, non me ne perdevo una, sono del Pierista. Sai che Del Piero giocava anche al Padova? So che Del Piero giocava anche al Padova, sono anche venuta a vederlo quando hanno fatto, dopo che ha lasciato Padova Sydney. Ma tu hai mai giocato a calcio? Io ho tirato calcio al pallone, però la mia carriera sportiva è sfociata nella danza in realtà, quindi l'opposto. E quest'anno più che mai, visto che era il 18° anno, abbiamo voluto mettere le ragazze di tutte le province, quindi sono rappresentate tutte e 7 le città capoluogo del Veneto. Abbiamo 3 bellezze di Padova, 2 o 3 di Venezia, poi comunque abbiamo veramente tutte le città rappresentate. Le location delle foto sono varie e insolite, si spazia dai mari ai monti, perché abbiamo scattato sia a Venezia, all'Ido di Venezia e a Sottomarina, ma anche in Valcomelico tra le Dolomiti.